Buongiorno a tutti, io sono Alfred, benvenuti sul mio canale. Alzi la mano chi tra voi non ha mai lasciato aperta una volta nella vita la porta del freezer. Bene, oggi risolveremo questo problema e ci divertiremo realizzando un circuito che manda un allarme sonoro ogni volta che lasciate aperta la porta del freezer. Venite con me, vediamo insieme come procedere. Anzitutto ci occorrerà l'integrato timer NE555. Si tratta di un vecchio integrato dall'uso molto versatile, utilizzato ancora oggi in molti circuiti e che deve il suo nome da tre resistenze da 5 kΩ che, poste in serie, costituiscono un partitore di tensione che genera due tensioni rispettivamente pari a un terzo e due terzi della tensione di alimentazione, tensioni che poi vengono confrontate da due comparatori operazionali alle tensioni in ingresso presenti sui tre piedini principali di input, cioè trigger, threshold e control voltage. Senza entrare troppo in dettagli tecnici, questi due comparatori accendono o spengono, cioè settano o resettano, un flip-flop, che non è altro che una memoria da 1 bit, per attivare poi in uscita sul piedino output un impulso positivo o negativo. È presente al piedino 4 un ingresso di reset, ponendo a livello logico 0 questo piedino. Il flip-flop, a prescindere dalla condizione in ingresso, viene resettato e messa a zero l'uscita. A seconda dei componenti elettronici posti all'esterno di questo integrato, possiamo avere diverse tipologie di funzionamento. Vediamo quelle che sono due delle principali configurazioni per utilizzare questo integrato timer. Il primo è la configurazione monostabile, dove un breve impulso negativo all'ingresso, piedino 2, potrà generare sul piedino 3 di uscita un impulso positivo avente una durata maggiore determinata dalla rete di componenti R1 e C1. Questo tipo di configurazione viene utilizzata di solito per generare dei ritardi di accensione. Ad esempio, potreste trovare questo integrato in questa configurazione in un timer per le luci delle scale. Modificando i componenti R1 e C1 è possibile modificare questo ritardo secondo la formula indicata. Altra configurazione è quella di astabile, ovvero senza uno stato stabile, ossia un oscillatore. In questa configurazione l'integrato produce una frequenza fissa determinata dalla rete R1, R2 e C1 secondo le formule di T1 e T2 che determinano anche il duty cycle, cioè il rapporto tra l'impulso positivo e l'assenza di impulso, di conseguenza la frequenza di uscita. Questa configurazione infatti è in grado di generare sia frequenze audio nonché radiofrequenze fino ai 2 MHz, ma anche frequenze bassissime dell'ordine di qualche Hz, cioè di qualche impulso al secondo, ideale per realizzare un allarme. Ad esempio, utilizzando per i componenti questi valori contenuti in questa tabella, possiamo ottenere diverse frequenze. Possiamo generare frequenze di 0,1 Hz, 1 Hz, cioè un impulso al secondo, 10 Hz, 10 impulsi al secondo e via discorrendo. Per realizzare il mio allarme farò oscillare l'integrato ad una frequenza di 1 Hz, cioè un impulso al secondo. Tensione di 5 volt in uscita è più che sufficiente per pilotare una cicalina ed un LED. Inoltre, inserendo un diodo in parallelo alla resistenza R2 è possibile avere un impulso positivo più stretto e quindi con un segnale più netto per il mio allarme sonoro e visivo. Ma per capire meglio vediamo lo schema elettrico del mio allarme portafrigo. Anzitutto abbiamo la classica configurazione di astabile alla frequenza di 1 Hz in uscita sul piedino 3, a seguito dei valori da me prescelti, con il diodo per ravvicinare l'impulso positivo, e abbiamo sull'uscita 3
sull'output un diodo LED di segnalazione con in serie una resistenza da 560 ohm per limitarne la corrente di assorbimento e una cicalina piezoelettrica, ovvero un segnalatore acustico. Si tratta di cicaline piezoelettriche attive, cioè che generano il segnale audio semplicemente applicando una tensione e quindi non necessitano di circuiti oscillatori a loro volta. In alto a destra troviamo il read relè. Si tratta di un relè che viene attivato semplicemente avvicinando un magnete a questo relè. Normalmente è aperto e avvicinando il magnete verrà chiuso e andrà a cortocircuitare il piedino 4 per resettare l'uscita dell'integrato NE555 azzerando il segnale d'allarme. Aprendo la porta e quindi allontanando il magnete, il condensatore da 1000 microfarad verrà caricato lentissimamente dalla resistenza da 1 megaohm e trascorso un certo tempo di qualche decina di secondi, quando la tensione sul piedino 4 avrà raggiunto il livello dei 5 volt positivi, il timer inizierà ad oscillare generando una frequenza di 1 Hz sulla sua uscita a piedino 3. Con una tensione di 5 volt il LED si accenderà ed anche la cicalina piezoelettrica, generando così l'allarme di porta aperta. Una volta capito il funzionamento, per realizzare questo circuito ho utilizzato la solita basetta 1000 fori a doppia faccia, inserendo i componenti discreti su un lato, comprensivo dello zoccolo per ospitare l'integrato NE555, mentre sull'altro lato vado a realizzare le saldature per collegare i vari componenti tra loro attraverso sottilissimi fili di rame. Da notare anche la posizione del read relè nella parte più esterna per accedere facilmente al magnete esterno. Laddove possibile ho utilizzato dei componenti SMD, le resistenze e il diodo e anche qualche condensatore al poliestere. In descrizione troverete tutti i link per l'acquisto di questi componenti SMD. Una volta effettuati tutti i collegamenti seguendo strettamente lo schema elettrico e una volta anche ricontrollati attentamente i collegamenti ai vari pin del circuito integrato, siamo pronti per un primo collaudo. Se non volete realizzarlo da zero, potete però sempre utilizzare dei moduli già predisposti con NE555 in configurazione a stabile. Questo modulo, ad esempio, può essere utilizzato per tutti i vostri progetti per frequenze diverse, semplicemente modificando il trimmer in dotazione e cambiando alcuni componenti. Ad esempio, sostituendo il condensatore a disco in primo piano con un condensatore elettrolitico, è possibile generare frequenze diverse, secondo la tabellina vista in precedenza. Bene, a questo punto torniamo al mio circuito fatto a mano e andiamo ad effettuare un piccolo collaudo con un alimentatore da 5 volt. Come vedete, avvicinando il magnete al relè, il circuito non dà alcun segno di vita perché è bloccato dalla presenza del magnete che cortocircuita il relè read. Allontanando il magnete, dopo qualche secondo, il circuito inizierà a far suonare l'allarme. All'inizio in maniera continua e poi man mano in maniera alternata. Il tempo di inizio per questa fase alternata dipende tutto dalla resistenza da 1 megaohm e dal condensatore elettrolitico da 1000 microfarad che debbono caricarsi. Una volta riavvicinato il magnete e quindi chiusa la porta, il circuito d'allarme si silenzierà. Per scegliere la fonte di alimentazione di questo circuito vado a misurare la corrente assorbita predisponendo il mio multimetro sulla funzione di amperometro su una scala massima di 200 mA. Inserisco i due puntali positivo e negativo del tester in serie al ramo negativo di alimentazione per questo circuito e verifico che c'è un assorbimento in standby di 3,5 mA.
assorbimento che nel momento in cui scatterà l'allarme arriverà all'incirca a 25 mA, dati dall'assorbimento del LED rosso e della cicalina piezoelettrica attiva. Bene, visto questo notevole assorbimento, decido di alimentare questo circuito non a batterie, ma con l'utilizzo di un suo alimentatore da 220 a 5 volt. Si tratta di un alimentatore switching di un vecchio smartphone, un caricabatterie smartphone, sul quale possiamo facilmente individuare le varie componenti, in particolar modo il ponte raddrizzatore della 220, l'integrato di switching che fa capo al trasformatore ed il diodo con i condensatori elettrolitici di livellamento in uscita. Si tratta di un alimentatore 5V 0,4A, più che sufficienti per alimentare il mio sistema d'allarme. Vado a collegare l'uscita di 5V di questo alimentatore al mio circuito d'allarme attraverso le saldature del positivo e del negativo di alimentazione. Collego l'ingresso della 220 al mio alimentatore switching, non prima però di aver messo del flussante sui due terminali del mio cavo. L'uso del flussante permette di agevolare la saldatura ed ottenere delle saldature perfette. È il momento di procurarsi un contenitore per questi circuiti elettronici che ho verniciato di bianco con della vernice spray e che ospiterà i miei due circuiti. Con della colla a caldo vado a fissare il circuito e in particolar modo il reader relè nella parte più esterna del contenitore per favorire l'avvicinamento alla calamita. Con un piccolo disco di smerigliatura del Dremel vado a ricavare il foro per far passare il cavo della 220 attraverso il mio contenitore. Prendo qualche misura ed effettuo anche il foro per il LED di segnalazione visiva dell'allarme. Bene, a questo punto posso riavvitare il tutto con queste piccole viti e il mio dispositivo di allarme per porta freezer è pronto per l'installazione sul posto. Con del biadesivo vado a fissare la mia scatola ad un estremo in corrispondenza appunto della porta del congelatore, sulla quale andrò a fissare sempre con del biadesivo il magnete che chiude i contatti del reader relè a porta chiusa. Bene amici, una volta inserita la spina, ogni qualvolta apriremo la porta del freezer, il circuito inizierà a conteggiare dei secondi, il tempo necessario di prendere i nostri surgelati, circa 15 o 20, e l'allarme inizierà a suonare, trasformando il beep da continuo ad alternato trascorsi altri ulteriori 15 secondi. E così, grazie a questo semplice allarme, non dovremo più buttare i nostri surgelati semplicemente per aver lasciato aperta la porta del freezer. Bene amici, anche per oggi è tutto, qui dal mio laboratorio. A me non rimane che invitarvi a mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video, iscrivervi al canale e come al solito vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao!